Spiegarlo, realismo politico, sia in Mosca che in Ferrero, sta nell'accettare il principio minoritario, cioè il principio che ogni forma di regime, indipendentemente dalla forma di Stato o di forma di governo, è rappresentato sempre dalla esistenza permanente e duratura di una minoritaria classe dirigente o classe politica o elite, come chiamano, che comunque governa secondo regole accettate, cioè che in qualche modo sono state legittimate dal basso, cioè dal consenso. Sicuramente sono due personaggi che all'inizio del Novecento hanno riflettuto sulla crisi di legittimità dei regimi parlamentari. L'uno proponendo una difesa del sistema parlamentare di origine risorgimentale, quindi liberale, cercando di salvaguardare delle classi politiche legate agli interessi borghesi, però guardando anche alla possibilità di un allargamento della base sociale del regime parlamentare, che è sempre, come dire, in bilico rispetto alla caduta verso regimi rivoluzionari, no? Quando prevalgono elementi antisistemici, o regimi di carattere assolutisti, come è stato nel caso dell'avvento del totalitarismo nazifascista. E l'altro invece era un pensatore radicale orientato verso l'affermazione del principio democratico, che lui individua nel principio di legittimità. Il principio di legittimità è il sostegno morale che si deve dare alle classi dirigenti quando esse in qualche modo nel governare non vengono più considerate come usurpatrici del potere, ma in qualche modo considerate degne di esercitarlo. Però Ferrero ha in qualche modo stimolato Mosca a rifar emergere diciamo la validità dei sistemi parlamentari malgrado le possibili cadute nell'anomia e nelle dittature delle maggioranze. E così in qualche modo lo stesso Mosca, in qualche modo simpatizzante per i regimi assolutistici di stampo fascista, poi invece ha, da un punto di vista conservatore e liberale, difeso invece il sistema parlamentare, perché è quello che rappresenta meglio l'equilibrio fra le varie forze sociali.